è una di quelle storie che poi uno non vorrebbe mai raccontare, ma che purtroppo esistono, ed è giusto dar spazio anche a questo, in modo che si possa anche prevenire in un certo modo, o quando si è vittima di determinate situazioni almeno si sappia come agire. Ed è la storia di Carmela e Dario, una coppia che corona il sogno di sposarsi, corona il sogno anche di diventare genitori. Tutto va bene fino alla 23esima settimana, quando dopo un controllo, non il primo, perché ce n'è stata tutta una serie di controlli attraverso il medico di fiducia, attraverso il ginecologo di fiducia che continuava a dire che andava tutto bene, al sesto mese di gravidanza Carmela e Dario scoprono che la gestazione ad un certo punto qualcosa va storto e viene diagnosticata la anencefalia. Il dottor Carlo De Rosa, professor Carlo De Rosa, è il medico legale che però purtroppo non è potuto essere qui, ma abbiamo il dottor Pasquale Parisella, ginecologo, l'avvocato Luca Di Lorenzo Supino, Carmela e Dario invece, la coppia in questione. E io darei proprio la parola al dottor Pasquale Parisella per spiegare innanzitutto che cosa significa essere affetti da anencefalia. La parola sembra difficile, ma in realtà è semplicissima. Un bambino in cui non si è sviluppata la testa, praticamente. Ripeto, può sembrare complicato. La diagnosi è semplicissima. Inizialmente, questo tipo di malformazione, in cui si caratterizza dall'assenza della volta cranica, inizialmente gli emisferi cerebrali si vedono, e se possiamo avere le immagini che io ho dato in regia, ecco, inizialmente il bambino, i due emisferi cerebrali, se noi ruotiamo l'immagine di 90 gradi, vediamo che ha un aspetto a Mickey Mouse, praticamente, così si viene detto in medicina prenatale. Se andiamo all'immagine successiva, eccolo qua, sempre lo stesso. Poi e questo fino a 12 settimane, un attimo solo, con l'avanzata della gravidanza invece l'esposizione dell'encefalo al liquido amniotico e anche ai traumi che il cervello subisce toccando sulle pareti dell'utero, praticamente il cervello non si sviluppa più. Anzi, professore, si... per chiarezza, sì. Queste sono ecografie della signora... No. Ah, ok, è un altro... Non le avrei mandate, appunto. Ok, no, giusto per chiarire. E lì vediamo, chiaramente, in questa immagine si vede il profilo del bambino e poi sopra la fronte non c'è più niente, praticamente la testa finisce, praticamente. Se andiamo alla successiva... La stessa immagine, vabbè, sono un po' bruttino, eccolo qua, bocca, nasino, fronte e poi non c'è più niente. Se andiamo alla successiva, quando poi la gravidanza va avanti, in quella fase, quindi dopo la 12esima, il cervello scompare quasi, perché si consuma praticamente, e la faccia dal punto di vista ecografico assume un aspetto a rana, così lo chiamiamo noi. Se si rotasse 90 gradi sembra proprio una rana. Ma non è che il bambino non aspetta a rana, è un fatto ecografico, un segno ecografico. Se andiamo avanti invece, la stessa immagine, se andiamo avanti, eccolo qua. Vista col tridimensionale, non ha un aspetto a rana. Si vede chiaramente la bocca, il naso, chiaramente la testa finisce lì, perché manca tutto il resto. Ma la successiva, eccola qua. Quindi è solo un segno ecografico. Sembra strano, ma la diagnosi è semplicissima, è lampante. La diagnosi è semplicissima, però tu Carmela l'hai scoperto alla 23esima settimana più 2 giorni di gestazione. Tu sei sempre stata sotto controllo, avevi il tuo ginecologo di fiducia. Ti è caduto il mondo addosso, no, in quel momento? Tra le altre cose hai anche cercato conferme, hai fatto altre analisi. Tutti i controlli tranne... il mio medico, perché avevo massima fiducia, era perfetto il bambino fino al mese prima, stavo morendo sul lettino, quando poi la dottoressa mi comunicò che invece era incompatibile con la vita. Ovviamente arrivata al sesto mese di gravidanza dovevo comunque affrontare un parto, quindi dissi vabbè, a questo punto comunque non ci potevo pensare, quindi volevo le mie conferme. Quindi... E quindi porterai avanti la gravidanza. Sì, ora per forza, che il bambino siamo nascerà, 8 mesi. Però purtroppo può sembrare crudo, ma il finale non c'è speranza. Lo conosciamo, sì. Per questo bambino. Avvocato, lei poteva ovviamente di fronte a una cosa del genere decidere anche l'aborto, no?
ma dopo i 90 giorni c'è allora, qualcosa, se ce lo può spiegare. Il caso della signora è un tipico caso da nascita indesiderata. Scusi se la interrompo, posso avere un po' di audio in studio? Grazie. Prego. È un tipico caso da nascita indesiderata, cioè nel senso che innanzitutto bisogna precisare questo, che in Italia l'aborto terapeutico è possibile fino al 90° giorno per, diciamo, non gravissimi motivi di salute per la gestante oppure per gravissime condizioni per la gestante. Oltre il 90° giorno e dentro i 6 mesi è possibile solo per gravi motivi di salute psichica e fisica, ovviamente in generale, per la gestante, quindi per gravi motivi di salute per la madre. Nel caso della signora Carmela, ovviamente, la diagnosi è stata fatta oltre il sesto mese. Quindi, ovviamente, va da sé che l'obbligo a portare avanti la gravidanza era assoluto. Ecco perché la signora oggi si trova a dover portare avanti una gravidanza che, ovviamente, sappiamo e anche lei sa di avere un exitus assolutamente negativo. Cioè, questo è purtroppo la cosa grave. E professore, scusi, avvocato, ci sono anche dei rischi per, oppure no? No, per la mamma no, il bambino non ha possibilità di vita ovviamente, l'encefalo che è campato di più, sì, un paio di settimane, non di più. Insomma. Però non c'è possibilità né di indurre un parto precoce, deve essere, la gravidanza no, deve essere... Si poteva fare entro i termini stabiliti dalla legge, ormai la signora è fuori. Carmela, credo che il senso di giustizia sia quella un po' la valvola che ti fa andare avanti, no? Di fronte ad una... Lo spero, perché diciamo che ci siamo comunque sentiti un po' trascurati, un po' anche messi da parte. Sia io, vabbè, il bambino, ok, non ha più possibilità, però comunque io lo devo partorire, quindi è una gravidanza normale, voglio dire. E siamo stati messi comunque, diciamo, pure alla porta, quindi... Non è bello sentirsi abbandonato. C'è stata una spiegazione da parte del vostro medico? Diciamo che ha cercato di spiegare qualcosa che poi in seguito, tramite le spiegazioni di altri professionisti, abbiamo capito che non erano del tutto esatte, nel senso che si è parato un po', si è parato dietro qualcosa di non vero. Si è arrampicato sugli specchi. Esatto, sì, praticamente sì. Chiaramente tu mi dicevi che era un primo figlio voluto. Assolutamente, era stato deciso. L'avete progettato, ci tenevi sì. Che lei non soffrisse il caldo. Sì, avevamo progettato, come ti ho detto prima, ora pensi che sia stato un po' stupida come cosa, perché vedendo come l'esito della cosa, stai proprio male, tra virgolette, di farlo partorire verso aprile-marzo, perché comunque ci tenevo a non farla partorire col caldo, diciamo, e quindi... soffrire, lo so, può sembrare, cioè, va a pensare certe cose, in realtà sì, ci avevo pensato. È una forma d'amore, no? Sì, diciamo che ci conosciamo da tanto tempo e quindi certe cose uno, per quello che non voglio per me, tra virgolette, non lo vorrei per lei. E quindi purtroppo questo è un peso che maggiormente ha dovuto sopportare. Però, lei. Ragazzi, l'amore molte volte è anche questo, magari la vostra coppia è stata messa un po' alla prova, duramente alla prova, e sono sicuro che riuscite anche a superare questa cosa. La vita va avanti, sarà un qualcosa che ti segnerà probabilmente a vita, però la gioia di essere genitori io sono sicuro che il Signore ve la darà presto, giusto? Avvocato, di fronte a storie del genere, no? Ecco, pensare poi alla giustizia probabilmente non è che ti viene subito. Tu scopri, ci stai male, credo che lei abbia avuto anche un percorso, no? Prima di arrivare a lei. Invece, ecco, vogliamo lanciare un messaggio. Quando si è, anche magari se solo hai il dubbio di essere di fronte ad un caso di mala sanità, qual è la prassi da allora, seguire? La prassi, che ovviamente ripeto sempre, e che ho detto anche l'altra volta, innanzitutto è rivolgersi a degli specialisti. Cioè a persone che abbiano acquisito nel corso degli anni una competenza tale da poter identificare bene il danno, anche perché tra l'altro questo tipo di casistiche
portano a, a dover necessariamente avvalersi della collaborazione di esperti, come nel caso del dottore Parisella, che è un esperto ginecologo, tale da che garantisca comunque al collega di poter procedere processualmente in maniera corretta. Nel caso della signora Carmela, ovviamente, trattandosi di un danno da nascita indesiderata, va fatta oltre uno screening, come ho detto prima, medico specialistico, va in qualche modo considerata la necessità di dover chiedere al giudice nel procedimento subito, con un ATP, quindi un accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 bis, di fare una cristallizzazione del danno, cioè quindi chiedere al giudice che venga nominato uno specialista o un collegio di specialisti che possano in qualche modo quantificare e identificare il nesso di causa tra quello che è successo e la condotta negligente del medico. Ovviamente questo è un caso limite, perché l'anencefalia, come è stato appunto detto già dal dottore Parisella, è una malattia che crea incompatibilità con la vita, quindi però non è questo l'unico caso, ne succedono tanti altri dove necessariamente non è che si individua solo l'errore diciamo diagnostico, quindi il fatto che magari il ginecologo non dia la corretta informativa alla gestante di poter abortire nel caso di gravi malformazioni. E in questo caso poteva venire molto prima, ma anche magari non si dà la possibilità alla madre di poter abortire nel caso di interventi abortivi che non riusciti. Anche in quel caso si manifesta un risarcimento, perché non dai la possibilità alla madre di poter non portare avanti una gravidanza che manifesti poi un menage familiare che lei non preventivava di avere. Certo. Cioè questo è in sostanza. Io ringrazio Carmela e ringrazio Dario. Per vuoi aggiungere qualcosa? Grazie a te. No, penso che sia abbastanza la situazione è molto dura, chiaramente. Io le dico sempre che lei non manifesta mai tutto quello che ha dentro. Io allo stesso modo sembro sempre molto tranquillo, ma perché devo sostenere lei, ma c'ho l'inferno proprio dentro, immagino, dentro la testa. Immagino. Devo stare calmo e tranquillo, perché comunque devo supportare lei. Come hai detto, stiamo seguendo comunque un percorso ancora. Perché e vedrete che il vostro... è ovvio. Però sono sicuro che l'unione che c'è tra voi e quella mano lì mi piace molto. Sicuramente aiuterà a superare questo momento particolare. E poi magari ci verrete a presentare quando sarete genitori. Il prossimo... Grazie. Vi aspetto qui veramente. Grazie. Grazie Carmela, grazie Dario. Grazie avvocato, grazie professore per essere stato con noi.